Ottimo, ottimo. Pausa Anche pranzo. questo è. Ma la pausa pranzo Breve, è fondamentale, la vita. breve, 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 perché qua siamo impiegati. Due Senza ore e pausa. mezzo bastano per la pausa 2 ore e mezza di pausa pranzo. Quanto vuoi fare di pausa pranzo? Scusa. Adesso lavoriamo 2 o 3 ore e poi Allora abbiamo chiuso e ce riapriamo ne domani. andiamo a Ma casa. come no? Ah, sistemati là, sistema. Questa è la Ah, cosa, che se no poi a comodissimo. casa si resta sempre male. Comodissimo. E E se mia la moglie poi si prendi. arrabbia, dice: guarda, torni sempre con le camicie tutte sporche. E quindi niente, con questo. Oh, risolviamo, anche questa è fatta. E anche questo è un caso risolto. Caso risolto anche Caso questo. risolto. Del resto, voglio Caso dire. camicia. Il caso camicia è Mauro, si risolto. comincia dalle piccole cose. Tu Sì, risolvi i primi andiamo avanti. casi e È poi da così. quelli È così. vengono fuori gli altri. Ah, visto le Ah, partite ieri. viste, viste. Comunque il calcio italiano No, è va alla bene. deriva, è Non allo ne sbando. parliamo. Non ne parliamo. Oh! Allora, noi siamo pronti. Noi siamo pronti. Ufficio reclami aperto. Quando Buon volete. pomeriggio, Buon pomeriggio. buon Grazie, pomeriggio, buon pomeriggio. caro collega. Bentornati, bentornati, già Allora. bentornati. In realtà per i telespettatori a casa è un benvenuto, però insomma per noi è un bentornato Allora, perché noi siamo qua. aspetta un attimo, Che c'è? Che è aspetta a successo? parlare, non dico aspetta Che è a successo? parlare, aspetta a parlare. Intanto volevo ringraziare i nostri telespettatori, quelli Sì. potenziali, quelli che già ci hanno scritto, perché ah, deve parlare, io sono zitto. Ah, tu devi stare Ah, zitto, vabbè, devi stare vabbè. zitto. Scusami, chi eri al piano Allora, piano? che cos'è ufficio reclami? Perché qualcuno potrebbe stare lì a casa e dire, ma che cos'è ufficio reclami? Non vi è mai capitato nella vita di avere un problema, qualcosa, di rendervi conto di qualche disservizio, di rendervi conto di qualche ingiustizia, avere qualche reclamo da fare? Bene, noi siamo qui, abbiamo qui l'ufficio reclami a vostra disposizione, quindi chiunque voglia reclamare, dire che qualcosa non va, può scriverci tranquillamente una mail a ufficioreclami@studio100.it, può chiamarci, aspetta, Mauro, 324 324 6 Ma tanto fra un po' andrà in sovrimpressione, comunque 3, assolutamente. 2, eccolo, vedi? 3, Ecco, 2, è 4. sovraimpressione. Ah, vedi come funziona la parte tecnica, la meraviglia. Quindi, insomma, se volete segnalarci qualcosa, chiamate il numero qui in sovraimpressione. Potete chiamare anche qui Sì, direttamente. allo 099, non so se adesso mi sentono da casa, 4, tutto bene? Allora, ben ritrovati. Sì, puoi parlare No, dopo il tranquillamente. caffè io sai No, che ho ti questa cosa, rimane quella cosa mi in gola rimane quella cosa alle tranquillamente. corde vocali che zuccherina. Oh. Dicevo 099 47 16 555 per le telefonate in diretta. Il servigio che rendiamo, tu l'hai già detto, dobbiamo parlare pure di Dobbiamo parlare anche di lei, ci tocca parlare anche di lei, inviata. che è la Ma se nostra quella è per inviata. le esterne, che sta a fare qua? Allora, è per l'esterno, ma Vediamo. certe volte anche per l'interno, perché Vabbè, è che è una durante la pomata, eh. trasmissione Va è come la bene, una pomata. crema curativa, Come la va pomata. bene, Monica Caradonna, brava Monica Caradonna, grandissima Monica, brava, brava, brava. Monica, che insomma adesso andremo ad inquadrare, che è qui proprio Eccola. allo sportello dell'ufficio reclami. Ciao Monica! Ciao Ciao ragazzi, Monica, buon lavoro! buonasera a tutti Allora i nostri ti telespettatori. insegno un po' la televisione, siccome la gente pensa che tu sia in un altro posto del mondo, non ti girare alla tua destra come a sputtanare subito che noi siamo qui. Mi fa finta che noi siamo da un'altra parte, ti prego. Parla lì in camera, noi non ci conosciamo. Giorni e giorni di Vieni a prove sapere per. qual è la camera. Eccoci, buonasera. Buonasera a tutti i nostri telespettatori. Grazie a Mauro e Fabiano. Allora, Monica, noi possiamo subito lanciare, ogni tanto facciamo una scivolata nella serietà, perché noi i servizi sono veri e Serissimi, tenteremo serissimi. veramente insomma, di avvicinare perlomeno alle loro responsabilità quelli che possono risolverli. Sì. Monica, noi inauguriamo in questo momento anche la nostra pagina Facebook, oltre all'indirizzo di posta elettronica e oltre i numeri, i recapiti telefonici per le segnalazioni, per le dirette, abbiamo da lanciare un po' di cose. Inauguriamo la pagina? Sì, da questo momento è attiva la nostra pagina Facebook, dovete cercare nella stringa di ricerca Ufficio Reclami Studio 100, cliccate mi piace e da quel momento diventerete nostri follower e potete interagire con noi attraverso la pagina Facebook anche durante la nostra diretta.
Allora, a proposito... Sai che è brava Monica? Sì, no, vabbè, io non prendevo un centesimo. Non ne hai idea. Da peraltro non prenderà un centesimo. Non ne hai idea, è impagabile. È impagabile. Allora, altre cose, ve le diremo naturalmente, perché l'ufficio apre oggi, ma chiude per le ferie estive. Chiuderà a maggio se non ci chiudono prima. Chiudere. Allora, delle cose importanti, se volete anche, abbiamo una possibilità, perché umanamente di più, durante la diretta del lunedì pomeriggio, perché noi saremo settimanalmente qui, anche se l'ufficio è aperto anche durante la settimana, per le vostre segnalazioni. Dalle 15.30 alle 18.15. Non si sa mai, a esaurimento scorte. Allora, dicevamo, pronto soccorso è un altro servizio di questa trasmissione, ufficio reclami. C'è la possibilità di telefonare qui in diretta e se facciamo in tempo, e comunque faremo in modo di farlo, se non ci telefonate dal Gargano, eppure potremmo tentare, noi vi mandiamo immediatamente una troupe e cerchiamo di affrontare subito il problema. Quindi se volete al nostro 099 47 16 555 anche per un pronto soccorso, così come... voi stessi potete essere inviati, perché quella donnina lì mica ce la fa a fare i servizi. No, i servizi a casa li fa, sì, come? Fa, spero almeno. Però proprio. No, dicevo, per dire, se non ce la fate solo qualche segnalazione, fatecela voi, fate voi gli inviati, sì, col vostro iPhone. Rubrica che abbiamo intitolato proprio inviato da te, per cui voi, come si usa fare adesso con grande facilità, adesso tutti vanno in giro con gli smartphone, telefonini di ultima generazione, quindi potete riprendere un'ingiustizia, riprendere un'ingiustizia, farci una segnalazione, e quindi noi saremo qui in studio immediatamente a mandare in onda la vostra segnalazione, il vostro servizio direttamente girato ed inviatoci. Guarda qua, non si parla di altro. Eh sì, perché non possiamo certo perdere tempo, qua dobbiamo cominciare. Non si parla di altro, adesso parliamo di Taranto, della città dei due mari. Insomma, a Taranto questa pista ciclabile è diventata praticamente, ha fatto di questa città una città monotematica, sì, come se i problemi non ce ne fossero altri. Assolutamente, noi siamo partiti con la trasmissione immediatamente, come se fosse una cosa naturale, normale, fisiologica, hanno cominciato a piovere da noi decine di segnalazioni su questo problema della pista ciclabile. Ieri c'è stata una pagina intera allora, sulla Gazzetta del Mezzogiorno, come potremmo non parlarne? Si può dire Gazzetta del Mezzogiorno a Taranto? Allora, io non sono emozionato perché a cura della nostra crema esterna, come uso esterno, sì, ma Monica, esterno. Monica Caradonna per uso esterno, abbiamo il primo servizio di ufficio reclami. Questo ci emoziona e non potevamo non cominciare da questo. Vediamolo, con chi ne parliamo poi in studio? Avremo un interlocutore, ne parliamo con una persona, contraltare, ce l'hai? Pare che ci sia qualcuno. Adesso un assessore, vedremo, che ti sei trovato? Vedremo chi arriverà qui all'ufficio reclami per parlarci di questa cosa, come contraltare rispetto a quello che sentiremo in questo servizio, in questa intervista. Quindi mandiamo subito, è inviato da noi questo, sì, il primo servizio proprio sulla pista ciclabile. Voglio capire, voglio capire. Ragazzi, che fatica, non sono più abituata ad andare in bicicletta. Taranto è al 43° posto su 50 fra le città che hanno la peggior condizione di mobilità sostenibile. Qui ci troviamo all'interno del cantiere nel quale sarà realizzata la prossima pista ciclabile. Un investimento di quasi 800.000 euro. C'è la vecchia pista ciclabile che è ormai lo scempio e all'abbandono. Ho fatto passare il signore. Perché qui ci sono ancora i lavori, dal 7 luglio sono partiti, è partito il cantiere e ancora non mettono a posto la strada. Dal comune, non dall'azienda che per legge, io sto parlando di legge, per legge l'agronomo deve essere esterno a colui diciamo, che appartiene all'azienda che effettua i lavori. Invece in questo caso l'agronomo che ha effettuato i lavori è all'interno dell'azienda che poi li ha tagliati. Quindi in sostanza è il controllato, come no, che fa il controllore? Come no? Mi smentisce? Allora, è così? Le dico. No, mi sta smentendo, è così. Per essere stato presente qui, noi siamo stati presenti nelle diversioni lavori col nostro agronomo e con l'agronomo. Allora, io onestamente io faccio parte della direzione operativa. Ecco, allora, non c'è nessun agronomo del comune che ha fatto, le posso garantire perché io ieri sono andata a parlare, non c'è nessun agronomo del comune nella pianta che organica ha fatto, del comune praticamente non c'è un agronomo. Hanno fatto
Ecco. Cioè, non c'è. Non c'è. E allora? E allora? Quindi il consulente esterno che fa parte della stessa azienda. No, 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 stiamo parlando di cose diverse. No, no, le garantisco che è così. Noi vogliamo capire, vogliamo far chiarezza. Qual è il problema qui? Voi state chiedendo al comune trasparenza sull'attività degli agronomi. Esatto, noi stiamo chiedendo trasparenza intanto se è stato rispettato il regolamento comunale sul verde pubblico all'articolo 11, l'abbattimento degli alberi pubblici e privati deve essere limitato a casi strettamente necessari per cause di ordine fitologico e al fine di scongiurare pericoli per la pubblica incolumità. Allora noi ci chiediamo se è stato fatto tutto nella trasparenza, noi in fondo chiediamo semplicemente questo, ma questi alberi erano veramente malati? Perché sono stati abbattuti? Sono stati abbattuti perché malati, perché pericolosi per la pubblica incolumità oppure semplicemente perché deve essere fatta questa benedetta pista ciclabile lunga forse 200 metri che inizia da via Alemagna Grecia e finisce a via Veneto? Assessore! Assessore, dai primi di luglio che qui in via Alemagna Grecia non si può più parcheggiare, ma si metta un po' nei panni dei poveri abitanti di questa zona della nostra città. Dove vai, belletta in bicicletta? Non aver fretta, resta un poco sul mio cuore. Lascia la bici, dammi i tuoi baci, è tanto bello far l'amore. Come? Tu alle 7 sei andato in giro? No. Svolgi questa professione per passione? No, no, perfetto, allora non è assessore. Non faccio assessore, noi ci crediamo, te conosci, riconosci questo signore in quanto assessore? In mezzo alla strada, sì, sta in mezzo alla strada. Assessore, la posso invitare io domani mattina alle 6, così andiamo, andiamo sui cantieri e vediamo un attimo. Tenga il telefono acceso, la chiamo io. Allora, però, ho dei dubbi. No, lei tenga acceso. Ovviamente se non sente la mia telefonata perfetto. Alle 11:15 esca. Allora, è importante però, noi ci teniamo che lei legga e sottoscriva il regolamento dell'ufficio reclami prima di accomodarsi da Mauro. Allora, io sottoscritto mi impegno a partecipare alla trasmissione ufficio reclami dicendo la verità, tutta la verità, nient'altro che la verità. Mi impegno ad accettare l'eventuale contraddittorio senza esclusione di colpi, ma sempre mantenendo il dialogo civile e moderato nel pieno rispetto dei telespettatori e dei loro principi morali. Mi impegno infine, per quel che mi sarà possibile, a risolvere il problema prospettatomi o ad impegnarmi a farlo entro il più breve tempo possibile. Perfetto. Nel caso in cui invece sia io il richiedente, mi impegno ad attendere pazientemente i tempi necessari perché ciò avvenga. Va bene. Lei sottoscrive quindi questo regolamento? Posso? Come? Deve, no, non ci sono problemi. Firmarlo. È sicuro, ecco, di sottoscrivere? Non è che dopo averlo letto ci vuole No, guardi, non ci sono problemi. Già, questa è già una grande cosa perché oggi non è una cosa di tutti. Allora abbiamo firmato il regolamento, prego si accomodi dal mio collega Mauro Pulpito, così insomma cominciamo questa intervista. Perfetto. Prego. Venga assessore, venga, lei è il primo firmatario del nostro regolamento, si accomodi, sì. Come sta? Benissimo. Abbiamo finito di darci del lei, possiamo cominciare? Possiamo darci del tuo, allora, Lucio, la situazione è... Sì. Insomma, so che tu hai portato del materiale anche molto interessante riguardo come questa vicenda. Si parlava di agronomo, sì, di agronomo. Intanto vogliamo rispondere a Rosella subito. Hai il telefono in acceso, sei tu? No, non sono io. No, è spento. Va bene, non fa niente. Va bene. Tra l'altro stanno arrivando molte telefonate e ci sta molto bene attenzione.
a non innescare con i cellulari. Allora, Lucio, le prime risposte al servizio che tu hai seguito con grande attenzione. Sì, sì, ma insomma il tragitto non era lunghissimo. Allora, io ti posso dire che gli atti sono lì al comune, quindi chiunque può accedere agli atti del comune in maniera molto, ma molto trasparente. Okay. Anzi, la cosa che mi fa male è il fatto che a Taranto, non dico tutta la maggior parte dei tarantini perché sarei falso, quindi ho sottoscritto anche questa cosa qui, ma le cose belle diventano negative. Aspetta, cioè, Lucio, però, io ho già visto questo materiale e so che nella testa, come devo dire, avete in mente una cosa bella. Qualcuno però ha, come Ciccio Venere, che è un consigliere indipendente che sentiremo telefonicamente, ha presentato una interrogazione al comune perché ha qualche perplessità anche riguardo il verde pubblico, riguardo il ritmo dei lavori. Sono problemi. Cominciamo dall'estetica? Vogliamo cominciamo dalle cose brutte. Cominciamo dalle cose brutte. Brutte. Ecco. Dalle a me, cominciamo dal fatto dei marciapiedi che stanno al centro di Viale Magna Grecia. Questi sono i marciapiedi che chiaramente la gente cade quando questo attraversa. Questo è lo stato attuale, diciamo, quello prima dell'inizio dei prima dell'inizio posso lavori. Girare, dici? Come no, ci sono tante altre foto che molta gente ha sollecitato questa problematica e quindi chiaramente noi, pur per iniziare i lavori, siamo partiti proprio dalla parte tra Viale Ionio a Via Veneto. Vabbè, su questo però non ci sono dubbi, cioè credo che nessuno abbia dei dubbi sul fatto che i marciapiedi dovessero essere allora, messi poi, a posto. Poi dobbiamo passare alla... Allora, questa è un'amministrazione molto attenta all'ambiente, perché dagli attuali 182 alberi, arriviamo a 215 alberi, più i 56 ficus che verranno presi e spiantati e ripiantati in altre sedi. Questo altre quando non c'è sedi, Fabiano, perché poi c'è un ficus. In altre sedi. Tenete presente che quegli alberi, indipendentemente dalla pista ciclabile, dovevano essere tolti. Perché? Vi spiego subito, perché basta vedere le immagini, le foto che vi ho portato, perché le radici si gonfiano, sono radici molto lunghe, sono radici di diametro molto grosso e quindi chiaramente devono essere tolte. Anche perché, tenga presente che in via Liguria tra poco avremo lo stesso problema, perché in via Liguria sono stati piantati i ficus in maniera errata e quindi chiaramente dobbiamo per forza di cose intervenire anche in via Liguria, perché altrimenti tra un anno i marciapiedi saranno nelle stesse condizioni di Viale Magna Grecia. Noi adesso io sto un po' rallentando non nel contraddirti, ma insomma nel sottolineare alcune osservazioni dei cittadini, perché fra un po', credo al rientro dalla prima fascia pubblicitaria, sentiremo Ciccio Venere, così capiamo anche l'altra parte e perché se ne sono costituite due in questa cosa che a sentirete dovrebbe avere solo un interesse. Sì. Io volevo completare volevo completare per il fatto degli alberi che sono stati eliminati, non diciamo abbattuti perché è una parola brutta, eliminati. Però qualche ecologista si è agitato. No, spiegaci. E infatti c'è una relazione da parte di agronomi, in pratica, che hanno ritenuto opportuno eliminare quegli alberi perché affetti da fitopatia. Quindi è una malattia che in pratica è un fungo che cresce all'interno dell'albero e quindi fa morire lo stesso. E quindi bisogna e tenga presente un'altra cosa, voglio aggiungere. Stai dando del tu, che ti è successo? Allora, cosa? Hai detto tenga presente. Tieni presente. Ecco, bravo. Allora, tieni presente che l'altro giorno a Paolo VI è caduto un albero. La gente immediatamente ci ha chiamato e ha detto scusate, ma l'albero è caduto là un altro poco. E allora così in Viale Magna Grecia. In Viale Magna Grecia ci sono degli alberi pericolosi. Alberi pericolosi che devono essere eliminati, perché chiaramente noi chiaramente in primis sappiamo quello, sappiamo, e se non ci fosse stato il progetto della pista ciclabile sareste intervenuti lo stesso su quegli alberi, era in programma di anche perché dovevamo fare i marciapiedi quindi avreste comunque anche nel caso in cui non aveste fatto la pista ciclabile eliminato, dovevamo intervenire pian piano e iniziare e quindi abbiamo convenuto iniziare da leggo una dichiarazione lì pur rivedere il progetto per renderlo compatibile con il verde pubblico e la
sull'ambiente. Perché c'è qualche perplessità riguardo invece le leggi sul verde pubblico? Ma guarda, non lo so su questa cosa qui, non lo so, quindi chiaramente noi possiamo anche sentire le associazioni, abbiamo sentito su Palazzo degli Uffici l'associazione Lippo, quindi noi siamo sempre disponibili al confronto. Ecco, chiunque mi ha chiamato, ho sempre ospitato il mio assessorato in modo molto pacato, molto tranquillo. Allora, quindi sono sempre disponibile e non solo io disponibile, ma sono disponibili anche i tecnici, il dirigente stesso, no? Gli uffici che ci sono ai lavori pubblici. Allora, voglio mostrare questo perché è quello che l'assessore Nonoce ci ha portato anche, come dire, con un certo piglio orgoglioso e quindi vogliamo mostrare. Ma io credo in questo progetto perché veramente è una bella cosa. Allora, dimmi cosa stiamo vedendo adesso. Allora, questa è la pista ciclabile, sì. Questa è la pista ciclabile, verranno messi, guardate, ci sono tutti gli alberi con delle siepi, poi verranno messi i pali a centro della luce, verranno eliminati e verranno fatte delle piccole palificazioni sempre, no, per dare luce all'interno della pista ciclabile. Tenga presente che verranno fatti anche i due marciapiedi laterali, verrà fatta l'impianto di illuminazione nuova. E quindi senti, è veramente una domanda veramente che è rimasta per il momento cosa. In evasa, sì. Aspettavo di sentire Ciccio, ma posso anticipartela. Ma questo agronomo di chi è? Questo agronomo è dell'azienda appaltatrice. È dell'azienda appaltatrice. Facciamo l'avvocato del diavolo, guardi, non siamo dalla allora, parte guardi, guardi, però potrebbe essere guardi, dalla parte di chi vuole allora fare io sfido chiunque. Guardi, io sfido chiunque in questo momento particolare per Taranto, per l'ambiente, andare a firmare delle cose non vere. Io sfido chiunque. Guarda. E poi tieni presente un'altra cosa. Io ho visto anche delle persone, chiaramente io parlo di lavori pubblici e quindi posso parlare, ma c'erano anche delle persone che hanno affiancato l'agronomo della ditta e hanno segnalato proprio con altri agronomi, hanno segnalato le piante morte. Però Lucio, guarda, te lo dico perché, come diceva Fabiano, credimi, se c'è una cosa che non ci interessa è né la polemica incostruttiva, noi vogliamo cercare di fare trasparenza e chiarezza. Quando si è pensato a questo progetto, non vi è venuto in mente che l'agronomo della stessa azienda poteva suscitare in questo momento di esigenza, di voglia, di trasparenza, un agronomo esterno che succedeva? Ma guardi, secondo me non è competenza dei lavori pubblici, è competenza anche della direzione ambiente, ma secondo me si sono sentiti, no, la direzione, i tecnici dei lavori pubblici con quelli dell'ambiente e quindi hanno confermato la tesi della Monica, tu puoi intervenire in qualunque momento. Mi ha amplificato un attimo Monica, che ha seguito il servizio e che ha avuto anche interlocutori. No, poi sta seduta a Caicom, basta che ci dici. Posso stare comoda? Perché credo volessi intervenire, no? Sì, no, era una curiosità, perché quello che il fuori onda che abbiamo sentito era una chiacchierata con un dirigente, un tecnico comunque dell'amministrazione comunale, che continuava ad affermare che l'agronomo non fosse una persona nominata super appartenente partes, diciamo. Sì, no, diceva che non è stato nominato, non aveva nulla a che fare con la ditta appaltatrice. È ovvio che il dubbio questo, è lecito. L'assessore ci ha candidamente adesso confermato, meglio perché ho giurato, no? Ho giurato, quindi chiaramente devo dire che avresti detto lo stesso la verità, no. Anche perché è un giuramento su no, ma guarda, io sono abituato sempre a dire la verità, perché okay, è un buon, specialmente in politica mi è sembrato non fosse altrettanto informato, mettiamola sì, così. Sì, chi era questo signore? Non vogliamo sapere. Era un dipendente dell'amministrazione comunale che era lì sul cantiere, stava facendo un sopralluogo. Noi correttamente non abbiamo fatto né il nome della persona né abbiamo mostrato le immagini, però lui ci diceva che l'agronomo non aveva nulla a che vedere. Monica, a naso, diccelo proprio a naso, ti sembrava non informato o che facesse finta di essere. Oppure era informatissimo, insomma, questo è quello che... Ma io mi auguro che un tecnico dell'amministrazione comunale sia una persona informata sui fatti. Va bene, comunque adesso io prendo per buono quello... Dobbiamo andare in pubblicità. L'assessore rimane perché così sentiamo Ciccio Venere un attimo al telefono, intanto noi lo chiamiamo. Mi dicono anche, Fabiano, e questo voglio subito dirlo, che credo ci sia già una telefonata per un pronto soccorso, quindi potrebbe partire una nostra troupe immediatamente e affrontare un caso ex novo, assolutamente, già durante la trasmissione. Subito dopo, se ce lo permetti, noi sentiamo un
un attimo questo signore che vuole segnalarci un po'. Ma lui rimane, ha trovato una poltrona, ma vuoi che si stacchi dalla poltrona? Sarebbe il primo politico. Sarebbe il primo. Ma guarda, quando la gente decide di non faccia più il consigliere comunale, non ci sono problemi. Fallo per una fascia pubblicitaria, puoi farcela. Assessore, chiariamo subito una cosa, noi non siamo qui per... No, è importante questa cosa. Siccome noi abbiamo decine di reclami, ho avuto decine di reclami sulla pista ciclabile... Può anche dormire qua. Ma guardi, io le dico... Io invece le dico, io le dico una cosa, io sabato sono stato con il sindaco alle 9:10, 9:15, abbiamo avuto solo apprezzamenti dalla gente, perché non dobbiamo parlare, no, allora alle 9:10 stavamo in Viale Mania Grecia, in Viale Mania Grecia e le aggiungo anche che non dobbiamo solamente parlare della pista ciclabile, ma stiamo facendo anche i marciapiedi di Viale Mania Grecia e stiamo facendo anche tante altre cose. Perfetto. Pubblicità, ci vediamo tra pochissimo. Calma, rispettate la fila. No, non ho mai provato urra. Allora, benissimo. Più Scarredi è leader nelle soluzioni di arredamento in Puglia. Siamo qui a proporvi i marchi più prestigiosi, fedeli alla nostra filosofia. Stile, classe ed eleganza. Zona industriale Francavilla Fontana, Brindisi. CEAS, Scuola Professionale e Accademia di Studi Superiori di Estetica. Leader nel settore, CEAS è una scuola che ti offre sicurezza per la tua professione. CEAS è serietà e competenza. Professionisti qualificati seguiranno la tua crescita professionale. Informati sui corsi CEAS. Chiamaci allo 099 739 0482. CEAS, Scuola Professionale di Estetica. Il futuro è nelle tue mani. La scuola CEAS darà in dotazione una borsa trucco, un camice, un lenzuolino per massaggi, un asciugamano per pedicure, materiale didattico, tasse esami, versamento IMU e due attestati. Divano angolare Malva in pelle ecologica, 1.090 euro. Compri oggi e paghi nel 2014 a interessi zero. Trasporto e montaggio gratis. Notari Stefano Mobili, Massafra, via Bernini 134. Chi l'ha detto che la qualità Made in Italy costa? Da Gea a Francavilla Fontana, bagno completo a 1.500 euro IVA inclusa. Anche in 12 rate senza interessi da 125 euro, TAM fisso 0, TAEG massimo 4,10. Vieni nello showroom in via Celle a Francavilla Fontana a scoprire i dettagli dell'offerta. Gea è sul web www.geasrl.com. Gea è su Facebook, Gea Materiali per Vivere. Auto Ingross, la più grande distribuzione e vendita di autovetture. Fiat, Alfa, Abarth, Jeep, Fiat Professional. Sabato e domenica, porte aperte all'Auto Ingross. Auto Ingross, Viale Unità d'Italia 65 Taranto, 099 772 4638. Il Pomodoro acquista il vostro oro usato dandovi di più. E lo trovi in tutte le città d'Italia, o quasi. È vero, ce l'ho pure sotto casa, è quello con i bruchetti. Basta, posso dirti una cosa all'orecchio? Ma certo. Lo sai che quando non ci sei, mi manchi? Anche tu, piccola. Il Pomodoro, numero uno in Italia nell'acquisto dell'oro. Come noi. Taranto, via Principe Amedeo 76, via Cesare Battisti 59A, Castellaneta, via Roma 126,
Fuori tutto tutto a prezzi sotto sotto costo. Una grande idea promozionale firmata a Casa Arredo Caiazzo per arredare tutto presto presto. Casa Arredo Caiazzo, San Giorgio Ionico, via Lorenzo il Magnifico 3, nei pressi dello Stadio Comunale. Aperti anche la domenica mattina. Dal 14 al 22 dicembre a Brindisi, Centro Commerciale Le Colonne, Capitale 43, prima edizione. Commercio e artigianato, edilizia e tecnologia, agricoltura e giardinaggio, abbigliamento, cosmetica, gastronomia, wedding. Per i visitatori, attrezzata area bimbi. Capitale 43, visibilità, contatti, successo. Lo spazio è il luogo ideale per promuovere, affermare, farsi conoscere. Info 349-700-6614. fgeventscreation@gmail.com. Da Expert Gruppo Cavallo, la matrice Hot Point Ariston classe A+, 9 kg, 1000 giri, 399 euro. Expert Gruppo Cavallo, a Taranto in via Zara e nel nuovo punto vendita a San Giorgio Ionico in Contrada Baronia. Friuli Arredamenti, consulenza professionale gratuita, progettazione d'interni, assistenza post vendita. Friuli Arredamenti, produzione artigianale, cucina e muratura, prenotazione liste nozze. Friuli Arredamenti, Taranto, via Leonida 105, via Laclos 14 e 23, telefono 099 37 14 83, www.friuliarredamenti.it. Friuli Arredamenti, dal 1951, siamo di casa. Venerdì 25 ottobre, in anteprima da Friuli Arredamenti, Marchetti Collection. Per la pubblicità su Studio 100 TV, 099 47 16 555. Allora, rientriamo qui dall'ufficio reclami, l'assessore Noce è ancora qui seduto qui con noi. Riprenderemo questo argomento perché poi abbiamo una telefonata a cui teniamo molto, ma so che c'è già una segnalazione per un pronto soccorso, mi pare. Pronto? Se ci arriva anche lo stacchetto dalla regia, ci annuncia la telefonata. Sì, ci annuncia la telefonata. Ecco. Pronto? 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 Ciao, chi sì, sei? Studio 100? Sì. Ufficio reclami? Sì. Pensa, io sono qui all'aeroporto di Taranto, a Grottaglie. Chi sei? Vorrei prendere un volo. È possibile? Scusami, chi sei? Detta così. Come ti chiami? Io sono Mimmo de Padova. Ah, che Mimmo. Ci vai a Taranto? Veramente sono a Grottaglie. Appunto. Scusa, hai ragione. Senti, hai ragione. Mimmo, allora, in buona sostanza, tu ci chiedi un pronto soccorso, che significa quindi far vedere subito, oggi stesso, la segnalazione che ci fai, per il momento solo telefonica, perché tu sei in un aeroporto dove non si possono prendere aerei, mi sembra di capire. Curiosissimo. È come se uno va in stazione e non trova un treno, è singolare, diciamo. Ma assolutamente questo... un aeroporto aperto al traffico internazionale comunitario che ovviamente non ha i voli. Allora, non lo so che cosa vuol dire, se si chiama ancora aeroporto o qualcos'altro. Allora Mimmo, scusami, ti fermi un po' a Grottaglie? Sì, non penso che devi prendere l'aereo, no? No, quindi... non ti muovi, mi sa. Certo, c'è un po' di ritardo l'aereo. Se aspetti l'aereo mi sa che rimani lì per parecchio, quindi possiamo chiamarti. Ti mandiamo una squadra subito di pronto soccorso. Ti mandiamo il nostro pronto soccorso e ci vediamo quindi. Il tempo di arrivare a Grottaglie, 30-45 minuti, non che ci voglia tanto, dico, il tempo di preparare il collegamento e ci dici in video quello che ora ci hai solo annunciato per telefono, ok? Grazie. A fra poco. Ovviamente, Mimmo, se arriva l'aereo e te ne vai, avvisaci. No, ci fanno squillo. Certo. Va bene, complimenti, grazie, io telefono e mandiamo... Guarda, mamma mia, noi mandiamo forti immediatamente una come squadra che va là e ci manda in diretta questo signore. Mamma mia, Mimmo De Padova. Se volete, per il comune di Taranto noi possiamo attivarci. Ah no, per il pronto soccorso state già messi. No, dico, nel senso... No. Ma tanto i lavori pubblici a Taranto e pronto soccorso è la stessa cosa. È la stessa cosa. È la stessa cosa. A me mi arrivano centinaia di telefonate al giorno, buche, lampadine. Senti, quanto tempo ci vuole per finire? Tutti i cittadini si stanno lamentando. Intanto mi chiamate il consigliere Francesco Venere, per posso favore, già parlare per dire allora in pratica i tempi sono 70 giorni, basta andare a leggere il cartellone, quindi l'azienda deve rispettare i tempi. Chiaramente, scusami se ti interrompo, sì, semplicemente perché il cantiere è partito a luglio, mi pare, giusto? Ti spiego però subito. I lavori sono partiti un paio di mesi dopo. Quelle sono opere di sondaggio. Cioè, chiaramente, ma dovete sapere, perché in virtù che gli ambientalisti, giustamente, no? Allora, iniziano i lavori con l'azienda in modo tale che gli agronomi andavano sul posto e andavano a verificare le radici, gli alberi. Anzi, invece di dire grazie al comune, è tutto il contrario. E questa è la cosa anomala.
sinceramente, lei dice giustamente, anzi tu dici giustamente opere di sondaggio, ma dai sondaggi che abbiamo fatto noi sembra che molti siano contro questa pista ciclabile. Guarda, io ti posso vedere sulla mia pagina Facebook, ho avuto 10.000 viste sulla mia pagina. Ti posso dire che 30-40 persone hanno dato notizie negative per quanto riguarda la pista ciclabile, invece altri hanno fatto i complimenti. Magari sono parenti. Ti fermo un attimo. Allora, hai parlato di quando finirà, quindi 70 quando giorni. Finirà 70 giorni. Abbiamo diviso i lavori. Perché chiaramente stiamo facendo i marciapiedi, sì. Poi chiaramente si bloccherà per il fatto di espiantare gli alberi di ficus e quindi stiamo aspettando un attimo che si rinfresca l'aria. Solamente così possiamo prendere i ficus e portarli in altri siti, se no altrimenti ci attaccheranno di nuovo per dire che stiamo facendo per bene le cose. Allora, abbiamo parlato dell'interrogazione che ha presentato il consigliere comunale indipendente Francesco Venere, che è in linea telefonica. Francesco? Buonasera Mauro. Ciao Francesco. Buonasera a tutti i telespettatori di Studio Centro, saluto l'assessore Donoso. Buonasera a te, Non sono presente per voi, ma impegni di lavoro non mi costringono. No, stai scherzando. Anzi, voglio dirlo ai telespettatori che Francesco ci aveva potuto garantire la presenza alle 17, non collimava con la tua disponibilità, invece ci interessava, a me, Fabiano, noi tutti, che voi due vi sentiste, non perché abbiate qualcosa l'uno contro l'altro, ma perché in questo momento Francesco è diventato un piccolo, insomma, una sorta di contraltare. In che cosa consiste la perplessità che tu con la tua interrogazione hai presentato? Oltre alla presenza di Lucio Donoso, al quale bisogna dare atto che come il sottoscritto è presente in città dalle 7 del mattino sino alla sera alle 10. Questo mi accomuna molto a Lucio. Io, è chiaro, oltre alla presenza di Lucio avrei gradito anche la presenza dell'ingegnere Agnello Moccia, quale dirigente della direzione lavori pubblici del Comune di Taranto. Per tanti e tanti interrogativi che porrò a Lucio in questo preciso istante. Francesco, usami la cortesia, appena un po' di voce in più, perdonami. Sì, sto dicendo, oltre alla presenza di Lucio avrei gradito anche la presenza. No, quello l'abbiamo sentito, vai con le tue osservazioni. Allora, io praticamente volevo subito parlare dell'opera in questione più dal punto di vista contabile che dal punto di vista tecnico. E secondo me ci sono molti dubbi per quanto riguarda anche la legittimità della progettazione. Anche l'opera in questione è un'opera pubblica che la legge, praticamente l'articolo 128 nel comma 1 del decreto legislativo 163 del 2006 disciplina che l'attività di realizzazione dei lavori pubblici di ogni singolo importo superiore ai 100.000 euro deve avvenire sulla base di un programma triennale e dei suoi aggiornamenti annuali da predisporre ed approvare, unitamente all'elenco dei lavori da realizzare nell'anno stesso, dei documenti programmatori e della normativa urbanistica. Fino a qua ci siamo. La cosa che a me mi turba e mi inquieta è che il comma 9 del citato articolo 128 dispone che l'elenco annuale deve essere approvato unitamente, Lucio, al bilancio di previsione, ne costituisce parte integrante. Questa è la cosa più inquietante. Ed è stato approvato. Questo non ha mai ricevuto il visto di legittimità da parte del Consiglio Comunale per il semplice fatto che lo stesso avrebbe costituito essere parte integrante del bilancio di previsione. Che non è ancora stato approvato dal Consiglio Comunale. Francesco! Quindi questo è un problema completamente diverso. No, ma mi dispiace. Sentiamo, ve lo dico solo per un fatto tecnico. Già dal vivo farei di tutto con Fabiano per impedirvelo. Non ci accavalliamo quando c'è una telefonata perché... Chiedo scusa. No, ma te lo sto sentendo solo indicando tecnicamente. Francesco, sentiamo un attimo la replica di Lucio. Hai sentito, no? Sì. Intanto mi dispiace che Francesco, no? Io l'ho accolto sempre lì ai lavori pubblici, quando voleva qualsiasi chiarimento ero a disposizione, non solamente con lui, lo faccio anche con le persone del centro-destra. Sono una persona molto trasparente, anche perché la gente deve sapere. Ma io ne prendo atto, deve sapere. Però adesso allora, c'era una indicazione tecnica che non tornava. Ha detto questa indicazione, Francesco deve sapere che questi soldi vengono dal bilancio precedente. Quindi non è del bilancio che si deve votare, sì. No, perché no, quei soldi sono stati, ti arriverà una risposta scritta, siccome c'è un'interrogazione fatta da te, ti arriverà una risposta scritta da parte del sindaco e quindi chiarirà
tutti gli aspetti. Comunque, beh, tieni presente che quei soldi sono stati presi dalla direzione ambiente e messi nel capitolo dei lavori pubblici per fare marciapiedi e strade. Ti fermo. Possiamo rinviare Francesco... questa discussione? Allora, no, 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 non ci sono problemi. Francesco, scusami, Francesco. Sì, prego, prego. Scusami, no, siccome questo ovviamente tu giustamente dici una cosa, l'assessore dice un'altra, sono cose che diciamo andrebbero provate. No, in attenzione, modo. Io non dico. Ho letto e sono scritte, attenzione che è diverso, è diversa la cosa. Sembra, scusate, cioè, una cosa è parlare. Mi sembra che anche Francesco sia, sappia quello che dice. Assolutamente. Non lo so, non sto dicendo, però è chiaro che commentava con dei numeri di... No, siccome quando c'è una discussione in famiglia tra un marito e moglie, ecco, rimangono tutti... Sei sposato con Francesco? Vabbè, non lo sapevo. No, non volevo dire questo. Mi auguro di no. Cioè, ognuno ha i suoi gusti, ci mancherebbe, però credo che quando c'è una discussione proprio. Ognuno crede sempre e dice io ho ragione, l'altro dice io ho ragione Francesco, tutti. Francesco, vuoi aggiungere qualcosa? Ci vorrebbe qualche prova in più. Francesco, dici. Anche perché c'è una telefonata poi di un signore che vuole intervenire. Dici, Francesco. Sì, allora, Fabiano, scusami. Sì, Fabiano? Dimmi, Francesco. Stavo dicendo, la cosa è un'altra, che in data 13 dicembre del 2012 la giunta comunale, sulla base della relazione presentata dall'ingegnere Anello Moccia, ha approvato l'atto deliberativo avente per oggetto l'adozione del programma triennale dei lavori pubblici 2013 e l'elenco dei lavori da realizzare nell'anno 2013. La cosa che a me mi turba è sempre un'altra, che stando a quanto scritto sul tabellone in fondo a Viale Magna Grecia, si apprende che il progetto definitivo redatto dalla direzione lavori pubblici è stato approvato dalla giunta comunale il 20 dicembre del 2012. Ma la cosa strana, cioè insomma io mi occupo di pubblica amministrazione da 20 anni, è un'altra, che la delibera 137 che è stata avvenuta il 7 giorni prima, il 13 di dicembre dell'anno 2012, non doveva rimanere affissa all'alto pretore per 60 giorni consecutivi. Cioè ci sono tanti interrogativi che io mi sono posto, è chiaro, prima di presentare un'interrogazione, è chiaro, le carte sto a studiarmele anche la notte, cioè non sono un tipo che mi fermo dinanzi a nulla, io la cosa che a me piace vedere è evidenziare quelle che sono la legittimità degli atti. Io ho riscontrato che qui ci sono non una ma più di molte anomalie. Poi mi riservo di presentare anche altri ulteriori approfondimenti perché la cosa a me non è chiara. Facciamo così. L'Eloce dice che quelli sono soldi rivenienti dell'anno passato. Attenzione, ma qua stiamo parlando del piano delle opere pubbliche del programma triennale, Lucio, non è così. Allora Francesco perdonami. Francesco, il bilancio di previsione, te lo ripeto, è un Francesco di legittimità da parte del Consiglio Comunale, lo ripeto. Francesco, mi senti Francesco? Credo di essere stato abbastanza chiaro, allora, questo è un atto fondamentale. Allora facciamo così. È un atto fondamentale di una previsione. Noi siamo arrivati addirittura a novembre e ancora lo dobbiamo approvare. Francesco! Ascoltami, facciamo così. Prego, anche perché, Francesco, ascoltami, perché è talmente argomentata la vostra discussione, talmente interessante, che quando entra nei meandri troppo tecnici perde di appeal sullo spettatore che alla fine vuole sapere cose un pochino più fruibili. Sicuramente. Allora, intanto Monica, che noi giochiamo e scherziamo, ma è la nostra serissima inviata, e certamente sulla pista ciclabile non ci fermiamo qui, siamo alla prima puntata. Beh, no, insomma, se ne sta parlando talmente tanto. Allora, veniamo da te sicuramente in settimana. Certo. Non so se approfondiamo un po' questo. Anche perché continua la pista ciclabile. Non è che si ferma perché ci sarà il rondò, poi andrà su Viale Ionio. Anche perché sennò un ciclista dopo 800 metri... Sarebbe farlo avanti e dietro. Ma stai tranquillo. Fermiamoci. Allora, Francesco, rimaniamo sul pezzo, come si dice. Ci sentiamo presto, buon lavoro Francesco. Sì, no, buona prosecuzione e auguri per la vostra trasmissione. Grazie, abbiamo bisogno. Tanto successo perché ve lo meritate, siete dei bravi ragazzi. Grazie. Grazie Francesco. Grazie Francesco. Un abbraccio. Ciao. Grazie Francesco. Allora, no, c'è una telefonata, credo, la prendiamo subito. Sì, eravamo già lunghi, sentiamo, pronto? Vabbè, se c'è la telefonata la pronto? Prendiamo. Pronto? Intanto... intanto no, allora, mandiamo questo servizio intanto su Via Pescegatto, perché... Appunto diciamo. Allora, noi dopo annunciamo, a proposito di questo, la presenza del Presidente Confindustria Taranto, ma insomma è un altro problema importante. Noi, non che lo siano di meno, però parliamo di molte cose. Adesso, per esempio, vedremo, credo, un problema di illuminazione in una via di San Vito, vero Monica? Cioè, vediamo tutti i casi... Però poi quelli che ci vengono segnalati. Noi abbiamo uno molto importante che teniamo molto a cuore, che è un'azienda importante, un servizio sulla
Soelta. Prima di scusami se ti interrompo, molto Mauro. Importante, molto interessante, molto assolutamente importante. Ho tenuto una cosa di cui. Approfittiamo dell'assessore ancora. Approfittiamo dell'assessore. Ma guarda, io posso stare fino alle 8 qui. Non ci sono, guarda, non ci sono problemi. Anche fino alle 20. Qui il telefono, una telefonata. Pronto? Pronto? Che squillo abbiamo? Ma poi perché squilla noi il telefono se chiamiamo noi non si sa. No, ci stanno chiamando. Ah, ci stanno chiamando. Sì, appunto, pronto? No, ci chiamano e squilla il telefono a loro. Sì, ho fatto storia. Pronto? 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 C'è un... Sento un rantolo di una persona. Rantolo, allora... Credo sia... O era l'ultima telefonata oppure... Pronto? Questo... Pronto? Sì. Oh, eccoci. Ciao, come ti chiami? Mi sente? Sì. Noi anche troppo. Tu ci senti? Ragazzi, miglioriamo soltanto questo perché io... Allora, senta, sì, vorrei chiedere all'assessore, sì, il gabbiotto che si trova in via De Magna Grecia. Allora, prego, prego. Il gabbiotto sta andando a vedere se è in via De Magna Grecia. Te lo dico io già che cosa stava dicendo. Ma tu sei un veggente, Li dico immediatamente. Vai, il gabbiotto che sta, sì, il gabbiotto che sta in viale verrà eliminato? Sì, verrà eliminato. Vediamo adesso se lo sentiamo. Vediamo, allora... Sento degli audio. Grazie. Prego, buonasera. Buonasera. Come servizio? Perché questo? Cioè, abbiamo risolto il problema in un attimo. Visto? No, ma io volevo allora, non so, Silvan lo teniamo ancora un po'. Come no? L'assessore Copperfield lo teniamo ancora. Allora, vediamo, siccome ha già risolto un problema, se ci risolve adesso questo problema... Allora, andiamo... possiamo rispondere al... Al gabbiotto? No, al gabbiotto no, al telespettatore, no? Ho sbaglio. Sì, ha detto il fatto del gabbiotto. Quando quel gabbiotto, non indovinare. No, ma perché è giusto quello che dice la gente? È chiaro che quel gabbiotto c'è da molto tempo, va eliminato e verrà messo un grosso rondò e quindi come opera di collegamento per la pista ciclabile di Viale Ionio. E attenzione, non ci facciamo dire sempre le stesse cose, i pali della luce verranno messi vicino al muraglione. Poi magari là ci sono anche i segnali stradali, verranno tolti, quindi arriverà fino a Preammare, oltre lei, Preammare. Lei giustamente dice, visto che sto qua, anticipo già reclami che saranno e anticipiamo fatti. Queste cose in modo tale che lavorare. La gente poi magari... Sì, faccia lavorare, io fai lavorare, di lavorare la nostra inviata. Un problema alla volta. Un problema alla volta, va bene. Adesso che siccome è cominciata la nostra trasmissione... Ma guarda, per lavorare dalle 6 di mattina fino a tarda sera, quindi le risposte le dobbiamo dare. Ma che è un incubo! Basta, avevo capito che c'è la telefonata. Pronto, ci autotelefoniamo, pronto? Pronto? Era quello il problema, c'è un po' di differimento perché è dalla TV che ci devono sentire e io vorrei cambiare mestiere. Allora... Sì! Assessore, se vuoi prevedere già la domanda no, che ci fa. No, è lo stesso di prima. Fatelo parlare almeno. Sentiamo, pronto? Pronto? Sì. Sì, quello di prima? Pronto? Sì, chi sei? De Vita. De Vita? Sì, la cosa non depone a tuo favore. No, assolutamente. De Vita, De Vita. Ah, De Vita. Allora, qual è la domanda? Sentiamo. Sì. Veloce, dici. Allora, sempre, io abito in via Lombardia, numero 54. Se vuoi essere più preciso. Una quindicina di anni che abito qua. Mm. Fanno continuamente l'asfalto, la strada, da via Sicilia alla via Fulvi. Sì. L'altro tratto, come non esistesse. Qualche tempo fa sono venuti. Hanno tappato delle buche che io, che non ho mai preso una cazzola in mano, avrei saputo fare di meglio. Ok. Proficente il numero 54, c'è il marciapiede. È una cosa proprio, un accanimento contro il 54. Che deve fare le capriole per attraversare il marciapiede. L'assessore ne prende atto, ti ringraziamo. E possiamo dare anche le risposte. Possiamo dare anche la risposta. Ma non ha finito, aspetta. Ho scritto all'assessore, ho scritto al sindaco, ho scritto al vice sindaco. Ha scritto l'assessore cosa? No. Cosa ha scritto? Hai scritto questa cosa? Non fanno mai niente. Ok, hai scritto questo nella lettera, giusto? Sì. Ok. Sì, ma già parecchio che ho scritto, Quando? Quando ha scritto? No, quando ha scritto? Quando? Quando l'anno scorso? Quando l'hai scritto? Quando? Ma sarà forse un mesetto che ho scritto. Ma guardi, personalmente a me non è arrivato nulla. Personalmente non è arrivato nulla. Io so solamente che in quella via, in via Lombardia, ci sono stati fatti... Molto. Allora, Monica, hai preso nota che andiamo a vedere? Assolutamente. Mandiamo la telecamera in settimana, massimo due. Vengo io. Datemi la possibilità di rispondere. No, assolutamente, allora, intanto salutiamo allora, il nostro telespettatore. In via Lombardia non è che abbiamo fatto un tratto di strada. Sì. Non è così. Sì. Perché noi... No, solo un tratto di strada.
se mi fa Anna, rispondere. Facciamo rispondere e lascia, ti prego, il tuo numero di telefono in regia, allora, perché ti contattiamo in settimana. Chiudi adesso, grazie. Segnalato. Questo è il nostro stacchetto con cui ci siamo presi, vedi? Segnalato. Ah, ecco. Risposta. Ah, non sono io quello. No, 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 ah, no, no, no. Non sei allora, così messo, no, fisicamente, dico così. Ecco. Allora, in pratica, per la prima volta a Taranto si stanno rispettando determinate regole, in senso che le telefonie, cioè le aziende telefoniche, l'Acquedotto Pugliese ed altri, qualsiasi lavoro che viene fatto sulle strade, devono rispettare determinati criteri. E quindi uno di questi è quello di via Lombardia. Ecco perché il signore dice un tratto di strada è stato fatto e l'altro no. Siccome ci sono state delle manomissioni in quella via, via Lombardia, vicino a Piazza Sicilia, chiaramente, è intervenuto solo in quel tratto di strada. Ecco, okay, perché. Quindi non è perché noi ce l'abbiamo per via Lombardia. Ok, grazie. Allora possiamo cercare in qualche modo di intervenire? Ma guardi, è inutile prendere in giro la gente. Io non sono abituato a prendere in giro la gente. Dobbiamo approvare il bilancio. Poi in base a quello che mettiamo in bilancio, è chiaro che con i tecnici noi già abbiamo visto quali sono le strade e i marciapiedi dissestati di Taranto e quindi interverremo nel momento in cui, bene, ci abbiamo bisogno. Devo fermare. Allora, mettiamoci un nodo al fazzoletto. Nessun nodo. No, il nodo lo possiamo mettere nel momento in cui arrivano i soldini per poter poi. Allora, scusate un attimo, mi rivolgo a chi sta dirigendo lo studio qui. Abbiamo un servizio su via Pescegatto a San Vito, credo, vero Mauri? Sì. Sulla quale via faremo un'ultima domanda all'assessore. Poi libereremo, grazie per la disponibilità, l'amico figuri. Lucio. Mandiamo il servizio di San Vito? Vuoi fare la pubblicità? Mandiamo il servizio su via Pescegatto, che poi si chiama, ce ne sono tutti i tipi di pesce. Sì, 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 tutti i pesci sono da quelle parti. No, lo dice anche lei nel servizio. Di Uffici Reclami, oggi siamo in via Bizzarro, all'altezza di via Pescegatto. Sì, perché qua le strade hanno tutti questi nomi così, è inutile che mi sfottete Mauro e Fabiano, abbiamo via Pesce Martello, via Pesce Spada, oggi siamo in via Pescegatto perché ci hanno chiamato Cosimo e Eugenio, che hanno un problema, anzi no, direi che ne hanno diversi di problemi da queste parti. Qua almeno fateci capire se è possibile, non è possibile, siamo alle strette qua, poi anziani che siamo, non abbiamo la preoccupazione. Il signore Eugenio, credetemi, è una persona veramente meravigliosa, vive con il suo cagnolino e la sua signora. Sua signora che è anche malata di Alzheimer, quindi hanno bisogno davvero che venga ripristinata l'illuminazione, anzi che venga realizzata perché non c'è mai stata se non... Eliminati, perché chiaramente noi chiaramente in primis sappiamo mi viene quello, in mente una cosa, sappiamo... E se non ci fosse stato il progetto della pista ciclabile sareste intervenuti lo stesso su quegli alberi, era in programma anche di perché dovevamo fare i marciapiedi, quindi avreste comunque, sì, anche nel caso in cui non aveste fatto la pista ciclabile eliminato, dovevamo intervenire pian piano e iniziare e quindi no, abbiamo convenuto a iniziare da... Leggo una dichiarazione, l'IPU rivedere il progetto per renderlo compatibile con il verde pubblico e l'ambiente. Perché c'è qualche perplessità riguardo invece le leggi sul verde pubblico? Ma guarda, non lo so, su questa cosa qui non lo so, quindi chiaramente noi possiamo anche sentire le associazioni, abbiamo sentito su Palazzo degli Uffici l'associazione LIPU, quindi noi siamo sempre disponibili al confronto. Ecco, chiunque mi ha chiamato, ho sempre ospitato il mio assessorato in modo molto pacato, molto tranquillo. Allora, sono sempre disponibile e non solo io disponibile, ma sono disponibili anche i tecnici, il dirigente stesso, no? Gli uffici
che ci sono ai lavori pubblici. Allora, voglio mostrare questo perché è quello che l'assessore Nonoce ci ha portato anche, come dire, con un certo piglio orgoglioso, e quindi vogliamo mostrare. Ma io credo in questo progetto perché è veramente una bella, è una bella cosa. Allora, dimmi cosa stiamo vedendo adesso. Allora, questa è la pista ciclabile, sì. Questa è la pista ciclabile, verranno messi, guardate, ci sono tutti gli alberi con delle siepi, poi verranno messi i pali a centro della luce, verranno eliminati e verranno fatte delle piccole palificazioni sempre, no, per dare luce all'interno della pista ciclabile. Tenga presente che verranno fatti anche i due marciapiedi laterali, verrà fatta l'impianto di illuminazione nuova. E quindi, senti, è veramente una domanda veramente che è rimasta una per il momento cosa. In evasa, sì. Aspettavo di sentire Ciccio, ma posso anticipartela. Ma questo agronomo di chi è? Allora, questo agronomo è dell'azienda appaltatrice. Ah, è dell'azienda appaltatrice. Che però potrebbe, però sul posto, potrebbe, guardi, facciamo l'avvocato del diavolo, guardi, non siamo dalla allora, parte guardi, nessuno, guardi, però potrebbe essere ma guardi, dalla parte di chi vuole allora fare io lavoro. Sfido chiunque, guardi, io sfido chiunque in questo momento particolare per Taranto, per l'ambiente, andare a firmare delle cose non vere. Io sfido chiunque. No, no, guarda. Io sfido chiunque. Lucio. E poi tieni presente un'altra cosa. Io ho visto anche delle persone, chiaramente io parlo di lavori pubblici e quindi posso parlare, ma c'erano anche delle persone che hanno affiancato l'agronomo della ditta e hanno segnalato proprio con altri agronomi, hanno segnalato le piante morte. Però Lucio, quindi, guarda, te lo dico perché, come diceva Fabiano, credimi, se c'è una cosa che non ci interessa è né la polemica incostruttiva, no, noi vogliamo cercare di fare trasparenza e chiarezza. Quando si è pensato a questo progetto, non vi è venuto in mente che l'agronomo della stessa azienda poteva suscitare in questo momento di esigenza, di voglia, di trasparenza, guarda, potesse scatenare me, no, un agronomo esterno? Scusami, te lo dico per ignoranza. Un agronomo esterno, che succedeva? Ma guardi, secondo me non è competenza dei lavori pubblici, è competenza anche della direzione ambiente, ma secondo me si sono sentiti, no, la direzione, i tecnici dei lavori pubblici con quelli dell'ambiente, e quindi hanno, no, hanno confermato la tesi del. Monica, tu puoi intervenire in qualunque momento. Mi amplificate un attimo, Monica, che ha seguito il servizio e che ha avuto anche interlocutori. No, questa seduta a Caicom, basta che ci posso dici. Posso stare comoda? Perché credo volessi intervenire, no? Sì, sì, no, era una curiosità, perché quello che il fuori onda che abbiamo sentito era una chiacchierata con un dirigente, un tecnico comunque dell'amministrazione comunale, che continuava ad affermare che l'agronomo non fosse una persona nominata super appartenente, sì, no, diceva che non è stato nominato, non aveva nulla a che fare con la ditta appaltatrice. È ovvio che il dubbio, e questo, è lecito. L'assessore ci ha candidamente adesso confermato, o meglio, perché ho giurato, no? Sì, ho no. Giurato, ho fatto, sì, ho giurato, perché, quindi perché chiaramente perché devo dire, noi muoviamo dal perché devo dire che l'avresti detta lo stesso la verità, no. Anche perché è un giuramento su, no, una, ma guarda, io sono però abituato, io sono abituato sempre a dire la verità, perché okay, è un buon, specialmente in politica mi è sembrato non fosse altrettanto informato, mettiamola sì, così. Sì, probabilmente sì. Non chi era questo sentiti? Signore? Non ho detto, non vogliamo sapere. Era il un dipendente dell'amministrazione comunale che era lì sul cantiere, stava facendo un sopralluogo. Noi correttamente non abbiamo fatto né il nome della persona né abbiamo mostrato le immagini, però lui ci diceva che l'agronomo non aveva nulla a che vedere. Monica, con a naso, diccelo proprio a naso, ti sembrava non informato o che facesse finta oppure informatissimo, insomma, questo è quello che. Ma io immagino che, io mi auguro che un tecnico dell'amministrazione comunale sia una persona informata sui fatti. Va bene, comunque adesso io prendo per buono quello. Dobbiamo andare in pubblicità. Dobbiamo andare in pubblicità. L'assessore rimane, Ciccio, poi rimane perché così sentiamo Ciccio Venere tra un attimo al telefono. Intanto noi lo chiamiamo. Mi dicono anche, Fabiano, e questo voglio subito dirlo, che credo ci sia già una telefonata per un pronto soccorso, quindi potrebbe partire una nostra troupe immediatamente e affrontare un caso ex novo, assolutamente già durante la trasmissione. Subito dopo, se, assessore, se ce lo permetti, noi sentiamo un attimo questo signore che vuole segnalarci un pronto soccorso. Ma lui rimane, ha trovato no, una poltrona, ma vuoi che si stacchi dalla no, poltrona? Sarebbe il primo politico. Ma sarebbe il primo. Ma guarda, quando la gente decide di non faccia più il consigliere comunale, non ci sono problemi. Fallo per una fascia pubblicitaria, puoi farcela. Noi, assessore, chiariamo subito una cosa, noi non siamo qui per no, è importante questa cosa. Siccome noi abbiamo decine di reclami, ho avuto decine di reclami sulla pista ciclabile. Può anche dormire facciamo, qua. Ovviamente, ma guardi, io le dico una cosa. Io sabato sono stato con il sindaco alle 9:10, 9:15. Abbiamo avuto solo apprezzamenti dalla gente. Perché non dobbiamo parlare. No. Allora alle 9:10 stavamo in Viale Mania Grecia. A Taranto. In Viale Mania Grecia. E le aggiungo anche che
non dobbiamo solamente parlare della pista ciclabile, ma stiamo facendo anche i marciapiedi di Viale Maglia Grecia e stiamo facendo anche tante altre cose. Perfetto. Pubblicità, ci vediamo tra pochissimo. Calma, calma, rispettate la fila. No, non ho mai provato un rap. Allora, peccato. Benissimo, benissimo. È leader nelle soluzioni di arredamento in Puglia. Siamo qui a proporvi i marchi più prestigiosi, fedeli alla nostra filosofia. Stile, classe ed eleganza. Zona industriale Francavilla Fontana, Brindisi. CEAS, Scuola Professionale e Accademia di Studi Superiori di Estetica. Leader nel settore, CEAS è una scuola che ti offre sicurezza per la tua professione. CEAS è serietà e competenza. Professionisti qualificati seguiranno la tua crescita professionale. Informati sui corsi CEAS. Chiamaci allo 099 739 0482. CEAS, Scuola Professionale di Estetica. Il futuro è nelle tue mani. La scuola CEAS darà in dotazione una borsa trucco, un camice, un lenzuolino per massaggi, un asciugamano per pedicure, materiale didattico, tasse esami, versamento IMU e due attestati. Divano angolare Malva in pelle ecologica, 1090 euro. Compri oggi e paghi nel 2014 a interessi zero. Trasporto e montaggio gratis. Notari Stefano Mobili, Massafra, via Bernini 134. Chi l'ha detto che la qualità Made in Italy costa? Da Gea a Francavilla Fontana, bagno completo a 1.500 euro IVA inclusa. Anche in 12 rate senza interessi da 125 euro, TAM fisso 0, TAEG massimo 4,10. Vieni nello showroom in via Celle a Francavilla Fontana a scoprire i dettagli dell'offerta. Gea è sul web www.geasrl.com. Gea è su Facebook. Gea Materiali per Vivere. Auto Ingross, la più grande distribuzione e vendita di autovetture. Fiat, Alfa, Abarth, Jeep. È stato approvato. Non ha mai ricevuto il visto di legittimità da parte del Consiglio Comunale per il semplice fatto che lo stesso avrebbe costituito parte integrante del bilancio di previsione, bilancio che non è ancora stato approvato dal Consiglio Comunale. Francesco, quindi questo è un problema completamente diverso. No, ma mi dispiace. Sentiamo, ve lo dico solo per un fatto tecnico, già dal vivo farei di tutto con Fabiano per impedirvelo. Non ci accavalliamo quando c'è una telefonata perché... Chiedo scusa. No, ma te lo sto sentendo solo indicando tecnicamente. Francesco, sentiamo un attimo la replica di Lucio. Hai sentito, no? Sì. Intanto mi dispiace che Francesco, no? Io l'ho accolto sempre lì ai lavori pubblici, quando voleva qualsiasi chiarimento ero a disposizione, non solamente con lui, lo faccio anche con le persone del centro-destra. Sono una persona molto trasparente, anche perché la gente deve sapere. Ma io ne prendo atto, io deve sapere. Però adesso allora, c'era che una cosa indicazione tecnica che non tornava. Ha detto questa indicazione, Francesco deve sapere che questi soldi vengono dal bilancio precedente. Quindi non è del bilancio che si deve votare, sì. No, perché no, quei soldi sono stati, ti arriverà una risposta scritta, siccome c'è un'interrogazione fatta da te, ti arriverà una risposta scritta da parte del sindaco e quindi chiarirà tutti gli aspetti. Comunque tieni presente che quei soldi sono stati presi dalla direzione ambiente e messi nel capitolo dei lavori pubblici per fare marciapiedi e strade. Ti fermo. Possiamo rinviare questa discussione un altro momento? No, non ci sono problemi. Francesco, scusami. Francesco?
Sì, prego, prego. Scusami, no, siccome questo ovviamente tu giustamente dici una cosa, l'assessore dice un'altra, sono cose che diciamo andrebbero provate. No, attenzione, io non dico. Ho letto e sono scritte, attenzione che è diverso, è diversa la cosa. Sembra, scusate, cioè, una cosa è mi parlare. Sembra che anche Francesco sia, sappia quello che dice. Assolutamente. Non lo so, non sto dicendo, però è chiaro che... commentava con dei numeri di... No, siccome quando c'è una discussione in famiglia tra un marito e moglie, rimangono tutti... Sei sposato con Francesco Vè? Non volevo dire questo. Signora... Mi auguro di no. Cioè, ognuno ha i suoi gusti, ci mancherebbe, però credo che quando c'è una discussione proprio. Ognuno crede sempre dice io ho ragione, l'altro dice io ho ragione Francesco, tutti. Francesco, vuoi aggiungere qualcosa? Ci vorrebbe qualche prova in più. Francesco, dici. Anche perché c'è una telefonata poi di un signore che vuole intervenire. Dici, Francesco. Sì, allora, Fabiano, scusami. Sì, Fabiano? dimmi, Francesco. Stavo dicendo, la cosa è un'altra. In data 13 dicembre del 2012, la giunta comunale, sulla base della relazione presentata dall'ingegnere Anello Moccia, ha approvato l'atto deliberativo avente per oggetto l'adozione del programma triennale dei lavori pubblici 2013 e l'elenco dei lavori da realizzare nell'anno 2013. La cosa che a me mi turba è sempre un'altra, che stando a quanto scritto sul tabellone in fondo a Viale Magna Grecia, si apprende che il progetto definitivo redatto dalla direzione lavori pubblici è stato approvato dalla giunta comunale il 20 dicembre del 2012. Ma la cosa strana, cioè insomma io mi occupo di pubblica amministrazione da 20 anni, è un'altra, che la delibera 137 che è avvenuta il 7 giorni prima, il 13 di dicembre dell'anno 2012, non doveva rimanere affissa all'albo pretorio per 60 giorni consecutivi. Cioè ci sono tanti interrogativi che io mi sono posto, è chiaro, prima di presentare un'interrogazione, è chiaro, le carte sto a studiarmele anche la notte, cioè non sono un tipo che mi fermo dinanzi a nulla, io la cosa che a me piace vedere è evidenziare quelle che sono la legittimità degli atti. Io ho riscontrato che qui ci sono non una ma più di molte anomalie. Poi mi riservo di presentare anche altri ulteriori approfondimenti perché la cosa a me non è chiara. Facciamo così. L'Eloce dice che quelli sono soldi rivenienti dell'anno passato. Attenzione, ma qua stiamo parlando del piano delle opere pubbliche del programma triennale, Lucio, non è così. Allora Francesco, perdonami. Francesco, il bilancio di previsione, te lo ripeto, è un atto di legittimità da parte del Consiglio Comunale, lo ripeto. Francesco, mi senti Francesco? Credo di essere stato abbastanza chiaro, questo allora, è un atto fondamentale. Allora facciamo così. È un atto fondamentale di una depressione, noi siamo arrivati addirittura a novembre e ancora lo dobbiamo approvare. Francesco! Ascoltami, facciamo così. Prego, anche perché, Francesco, ascoltami, perché è talmente argomentata la vostra discussione, talmente interessante, che quando entra nei meandri troppo tecnici perde di appeal sullo spettatore che alla fine vuole sapere cose un pochino più fruibili. Allora, intanto Monica, che noi giochiamo e scherziamo, ma è la nostra serissima inviata, e certamente sulla pista ciclabile non ci fermiamo qui, siamo alla prima puntata. Beh, no, insomma, se ne sta parlando talmente tanto. Allora, veniamo da te sicuramente in settimana. Non so se... Approfondiamo un po' questo... Anche perché continua la pista ciclabile. Non è che si ferma, perché ci sarà il rondò, poi andrà su Viale Ionio. Anche perché sennò un ciclista dopo 800 metri... Sarebbe fare avanti e dietro. Ma stai tranquillo. Fermiamoci. C'è una telefonata. Francesco... Veniamo sul pezzo, come si dice. Ci sentiamo presto, buon lavoro Francesco. Sì, no, buona prosecuzione e auguri per la vostra trasmissione. Grazie, abbiamo bisogno. Tanto successo perché ve lo meritate, siete dei bravi ragazzi. Grazie. grazie Francesco. Grazie Francesco. Un abbraccio. Ciao. Grazie Francesco. Allora, c'è una telefonata, credo, la prendiamo subito. Sì, eravamo già lunghi, sentiamo, pronto? Vabbè, se c'è la telefonata la prendiamo. Pronto? Intanto, mandiamo questo servizio intanto su Via Pescegatto perché... Appunto diciamo. Allora, noi dopo annunciamo a proposito di questo la presenza del Presidente Confindustria Taranto, ma insomma è un altro problema importante. Noi, non che lo siano di meno, però parliamo di molte cose. Adesso per esempio vedremo, credo, un problema di illuminazione in una via di San Vito, vero Monica? Cioè, vediamo tutti i casi... Però poi quelli che ci vengono segnalati. Noi abbiamo uno molto 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 importante che teniamo molto a cuore, che è un'azienda importante, un servizio sulla Soelta. Prima di scusami se ti interrompo, molto Mauro. Importante, molto interessante, molto assolutamente importante. Ho ottenuto una cosa di cui approfittiamo dell'assessore ancora. Approfittiamo dell'assessore. Ma guarda, io posso stare fino alle 8 qui. Non ci sono problemi, anche fino alle 20. Una telefonata. Pronto? Pronto? Ma
E squillo abbiamo. Ma poi perché squilla noi il telefono se chiamiamo noi non si sa. No, ci stanno chiamando. Ah, ci stanno chiamando. Sì, appunto, no? Ci chiamano e squilla il telefono a loro. Sì, ho fatto storia. Pronto? 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 C'è un... Sento un rantolo di una persona. Rantolo, allora... Credo sia... O era l'ultima telefonata oppure... Pronto? Questo... Pronto? Sì. Oh, oh, eccoci. Ciao, come ti chiami? Mi sente? Sì. Noi anche troppo. Tu ci senti? Ragazzi, miglioriamo soltanto questo perché io... Allora, senta, sì, vorrei chiedere all'assessore, sì, il gabbiotto che si trova in via De Magna Grecia. Allora, prego, prego. Il gabbiotto, sta andando a vedere se è in via De Magna Grecia. Te lo dico io già che cosa stava dicendo. Ma il tu sei gabbiotto... Li dico immediatamente. Vai, il gabbiotto che sta, sì, il gabbiotto che sta in viale verrà eliminato? Sì, verrà eliminato. Vediamo se lo sentiamo. Vediamo, allora... sento degli audio. Grazie. Prego, buonasera. Buonasera. Che buon servizio. Perché questo? Cioè, abbiamo risolto il problema in un attimo. Visto? No, io volevo allora, non so, Silvan lo teniamo ancora un po'. Come no? L'assessore Copperfield lo teniamo sì, allora, un vediamo, po'. Siccome ha già risolto un problema, se ci risolve adesso questo problema... Allora, andiamo... possiamo rispondere al... Al gabbiotto? No, al gabbiotto no, al telespettatore, no? Ho sbaglio? Sì, ha detto certo. Il fatto del gabbiotto. Ma quando lo quel gabbiotto, non è indovinato. No, ma perché è giusto quello che dice la gente? È chiaro che quel gabbiotto c'è da molto tempo, va eliminato e verrà messo un grosso rondò e quindi come opera di collegamento per la pista ciclabile di Viale Ionio. E attenzione, non ci facciamo dire sempre le stesse cose, i pali della luce verranno messi vicino al muraglione. Poi magari là ci sono anche i segnali stradali verranno tolti, quindi arriverà fino a Preammare, oltre lei, Preammare. Lei giustamente, visto che sto qua, anticipo già reclami che saranno e anticipiamo fatte. Queste cose in modo tale che lavorare. La gente poi magari... Sì. Faccia lavorare, fai lavorare, la nostra inviata. Un problema alla volta deve un problema alla volta, va bene. Adesso che siccome comincia la nostra trasmissione... Ma guarda, per lavorare dalle 6 di mattina fino a tarda sera, quindi le risposte le dobbiamo dare. Ma che è un incubo! Basta, avevo capito che c'è la telefonata. Pronto, ci autotelefoniamo, pronto? Pronto? Era quello il problema, c'è un po' di differimento perché è dalla TV che ci devono sentire e io vorrei cambiare mestiere. Allora... Sì. Assessore, se vuoi prevedere già la domanda no, che ci fa. No, è lo stesso di prima. Fatelo parlare almeno. Sentiamo, pronto? Pronto? Sì, quello di prima? Fiat Professional. Sabato e domenica, porte aperte all'Auto Ingross. Auto Ingross, Viale Unità d'Italia 65 Taranto, 099-772-4638. Il Pomodoro acquista il vostro oro usato dandovi di più. E lo trovi in tutte le città d'Italia, o quasi. È vero, ce l'ho pure sotto casa, è quello con i bruchetti. Basta, posso dirti una cosa all'orecchio? Ma certo. Lo sai che quando non ci sei, mi manchi? Anche tu, piccola. Il Pomodoro, numero uno in Italia nell'acquisto dell'oro. Come noi. Taranto, via Principe Amedeo 76, via Cesare Battisti 59A. Castellaneta, via Roma 126. Fuori tutto tutto, a prezzi sotto costo. Una grande idea promozionale firmata a Casa Arredo Caiazzo per arredare tutto presto. Casa Arredo Caiazzo, San Giorgio Ionico, via Lorenzo il Magnifico 3, nei pressi dello Stadio Comunale. Aperti anche la domenica mattina. Dal 14 al 22 dicembre a Brindisi, Centro Commerciale Le Colonne, Capitale 43, prima edizione. Commercio e artigianato, edilizia e tecnologia, agricoltura e giardinaggio, abbigliamento, cosmetica, gastronomia, wedding. Per i visitatori, attrezzata area bimbi. Capitale 43, visibilità, contatti, successo. Lo spazio è il luogo ideale per promuovere, affermare, farsi conoscere. Info 349-700-6614. FG Events Creation @gmail.com. Da Expert Gruppo Cavallo, lavatrice Hot Point Ariston classe A+, 9 kg, 1000 giri, 399 euro. Expert Gruppo Cavallo, a Taranto in via Zara e nel nuovo punto vendita San Giorgio Ionico in Contrada Baronia. Friuli Arredamenti, consulenza professionale gratuita, progettazione d'interni, assistenza post vendita. Friuli Arredamenti, produzione artigianale, cucina e muratura, prenotazione, liste nozze. Friuli Arredamenti, Taranto, via Leonida 105, via Laclos 14 e 23, telefono 099 37 14 83, www.friuliarredamenti.it. Friuli Arredamenti,
Dal 1951 siamo di casa. Venerdì 25 ottobre in anteprima da Friuli Arredamenti, Marchetti Collection. Per la pubblicità su Studio 100 TV 099 47 16 555. Allora, rientriamo qui dall'ufficio reclami, l'assessore Noce è ancora qui seduto qui con noi, riprenderemo questo argomento perché poi abbiamo una telefonata a cui teniamo molto, ma so che c'è già una segnalazione per un pronto soccorso, mi pare. Pronto? Se ci arriva anche lo stacchetto della regia ci annuncia la telefonata. Sì, ci annuncia la telefonata. Ecco. Pronto? 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 Ciao, sì, chi sei? Pronto? Sì. Ufficio reclami? Sì. Senta, io sono qui all'aeroporto di Taranto, a Grottaglie. Chi sei? Vorrei prendere un volo, è possibile? Scusami, chi sei? Detta così. Come ti chiami? Io sono Mimmo de Padova. Ah, Mimmo. Ci vai a Taranto? Veramente sono a Grottaglie. Appunto. Scusa, hai ragione. Senti, hai ragione. Mimmo, allora, in buona sostanza, tu ci chiedi un pronto soccorso, che significa quindi far vedere subito, oggi stesso, la segnalazione che ci fai, per il momento solo telefonica, perché tu sei in un aeroporto dove non si possono prendere aerei, mi sembra di capire. Curiosissimo. È come se, certo, uno va in, sì, stazione e non trova un treno, è singolare, diciamo. Ma assolutamente questo... un aeroporto aperto al traffico internazionale comunitario che ovviamente non ha i voli. Allora, non lo so che cosa vuol dire, se si chiama ancora aeroporto o qualcos'altro. Allora Mimmo, scusami, ti fermi un po' a Grottaglie? Sì, non penso che devi prendere l'aereo, no? No, quindi... non ti muovi, mi sa. Certo, sì, c'è un po' di ritardo l'aereo. Se aspetti l'aereo mi sa che rimani lì per parecchio, quindi possiamo chiamarti. Ti mandiamo una squadra subito di pronto soccorso. Ti mandiamo il nostro, grazie, pronto soccorso, e ci vediamo quindi. Il tempo di arrivare a Grottaglie, 30-45 minuti, non che ci voglia tanto, dico, il tempo di preparare il collegamento, e ci dici in video quello che ora ci hai solo annunciato per telefono, ok? Grazie. A fra poco. Ovviamente Mimmo, ciao, se arriva l'aereo e te ne vai, avvisaci. No, ci fanno squillo. Certo, certo. Complimenti, grazie, io telefono, ne mandiamo, guarda, mamma mia, noi mandiamo immediatamente una squadra che va là e ci manda in diretta questo signore. Mamma mia, Mimmo De Padova. Se volete, per il comune di Taranto noi possiamo attivarci. Ah no, per il pronto soccorso state già messi. No, dico nel senso. No, ma tanto i lavori pubblici a Taranto e pronto soccorso è la stessa cosa. È la stessa cosa. È la stessa cosa. A me mi arrivano centinaia di telefonate al giorno, buche, lampadine. Senti, quanto tempo ci vuole per finire? Tutti i cittadini si stanno lamentando. Chiamate il consigliere Francesco Venere, per posso favore, già parlare per dire allora, in pratica i tempi sono 70 giorni, basta andare a leggere il cartellone, quindi l'azienda deve rispettare i tempi, chiaramente. Ma scusami se ti interrompo, sì, semplicemente perché il cantiere è partito a luglio, mi pare, giusto? Ti spiego però subito. I lavori sono partiti un paio di mesi dopo. Quelle sono opere di sondaggio, cioè chiaramente, ma dovete sapere perché in virtù che gli ambientalisti, giustamente, no? Allora iniziano i lavori con l'azienda in modo tale che gli agronomi andavano sul posto e andavano a verificare le radici, gli alberi, anzi invece di dire grazie al comune è tutto il contrario, e questa, sì, è la cosa anomala. Sinceramente, lei dice giustamente, anzi tu dici giustamente opere di sondaggio, ma dai sondaggi che abbiamo fatto noi sembra che molti siano contro questa pista ciclabile. Guarda, io ti posso vedere sulla mia pagina Facebook, ho avuto 10.000 viste sulla mia pagina. Ti posso dire che 30-40 persone hanno dato notizie negative per quanto riguarda la pista ciclabile, invece altri hanno fatto i complimenti. Magari sono parenti. Ti fermo un attimo, allora hai parlato di... quando finirà, quindi 70 giorni. Quando finirà? 70 giorni. Abbiamo diviso i lavori, perché chiaramente stiamo facendo i marciapiedi, sì, poi chiaramente si bloccherà per il fatto di espiantare gli alberi di ficus, e quindi stiamo aspettando un attimo che si rinfresca l'aria, solamente così possiamo prendere i ficus e portarli in altri siti, se no altrimenti ci attaccheranno di nuovo per dire che, scusami, non Lucio, stiamo facendo per bene le cose. Allora, abbiamo parlato dell'interrogazione che ha presentato il consigliere comunale indipendente Francesco Venere, che è in linea telefonica. Francesco? Buonasera Mauro. Ciao Francesco. Buonasera a tutti i telespettatori di Studio 100, saluto l'assessore Donoccio. Buonasera a te, buonasera. Non sono presente per voi, ma impegni di lavoro non mi costano. No, stai scherzando, anzi voglio dirlo ai telespettatori che Francesco ci aveva potuto garantire la presenza alle 17, non collimava con la tua disponibilità, invece ci interessava, a me, Fabiano, noi tutti, che voi due vi sentiste, non perché abbiate qualcosa l'uno contro l'altro, ma perché in questo momento Francesco è diventato un piccolo, insomma, una sorta di contraltare. In che cosa consiste la perplessità che tu
con la tua interrogazione hai presentato. Io giustamente lì, oltre alla presenza di Lucio Lonoci, al quale bisogna dare atto che come il sottoscritto è presente in città dalle 7 del mattino sino alla sera alle 10, questo mi accomuna molto a Lucio. Io, è chiaro, oltre alla presenza di Lucio avrei gradito anche la presenza dell'ingegnere Agnello Moccia, quale dirigente della direzione lavori pubblici del Comune di Taranto, per tanti e tanti interrogativi che porrò a Lucio in questo preciso istante. Francesco, usami la cortesia, appena un po' di voce in più, perdonami, Sì, sto dicendo, oltre alla presenza di Lucio, avrei gradito anche la... No, quello l'abbiamo sentito, vai con le tue osservazioni. Allora, io praticamente volevo subito fare parlare dell'opera in questione più dal punto di vista contabile che dal punto di vista tecnico. E secondo me ci sono molti dubbi per quanto riguarda anche la legittimità della progettazione. Anche l'opera in questione è un'opera pubblica, che la legge, praticamente l'articolo 128 del comma 1 del decreto legislativo 163 del 2006, disciplina che l'attività di realizzazione dei lavori pubblici di ogni singolo importo superiore ai 100.000 euro deve avvenire sulla base di un programma triennale e dei suoi aggiornamenti annuali da predisporre ed approvare, unitamente all'elenco dei lavori da realizzare nell'anno stesso dei documenti programmatori e della normativa urbanistica. Fino a qua ci siamo. La cosa che a me mi turba e mi inquieta è che il comma 9 del citato articolo, dispone che l'elenco annuale deve essere approvato unitamente, Lucio, al bilancio di previsione, ne costituisce parte integrante. Questa è la cosa più inquietante. Ed è stato approvato quello. Ottimo, anche questo è la pausa pranzo è fondamentale, la vita. Breve, perché siamo impiegati. Senza due pausa. Ore e mezzo bastano per la pausa. 2 ore e mezzo di pausa pranzo, quanto vuoi fare di pausa pranzo? Scusa. Adesso lavoriamo 2 o 3 ore e poi ce ne andiamo a casa. Sistema. Comodissimo. E mia moglie poi si arrabbia, dice guarda, torni sempre con le camicie tutte sporche, e quindi niente, con questo risolviamo, anche questa è fatta. E anche questo è un caso risolto. Caso risolto anche questo. Del resto voglio dire. Il caso camicia è risolto. Mauro, si comincia dalle piccole cose, tu risolvi i primi casi e poi da quelli vengono fuori gli altri. Viste. Vabbè. Comunque il calcio italiano è alla deriva, è allo sbando. Allora, noi siamo pronti. Noi siamo pronti, ufficio reclami aperto. Quando volete. Buon pomeriggio. Bentornati. In realtà per i telespettatori a casa è un benvenuto, però insomma per noi è un bentornato, allora, perché noi siamo qua. Aspetta un attimo. Che è successo? Intanto volevo ringraziare i nostri telespettatori, sì. Potenziali, quelli che già ci hanno scritto. Tu devi stare zitto. Scusami, chi è piazza? Allora, che cos'è Ufficio Reclami? Perché qualcuno potrebbe stare lì a casa e dire, ma che cos'è Ufficio Reclami? Non vi è mai capitato nella vita di avere un problema, di rendervi conto di qualche disservizio, di rendervi conto di qualche ingiustizia, avere qualche reclamo da fare? Bene, noi siamo qui, abbiamo qui l'Ufficio Reclami a vostra disposizione, quindi chiunque voglia reclamare, dire che qualcosa non va, può scriverci tranquillamente una mail a ufficioreclami@studio100.it, può chiamare
chiamarci al, aspetta Mauro, 3 2 4 3 2 4 6, ma tanto fra un po' andrà in sovrimpressione comunque, 3 2, eccolo, vedi, ecco, 3 2 4, sovrimpressione. Ah, vedi come funziona la parte tecnica, la meraviglia. Quindi insomma, se volete segnalarci qualcosa, chiamate il numero qui in sovrimpressione, potete chiamare anche qui direttamente. Sì, allo 099, non so se adesso mi sentono da casa, qua tutto bene, allora ben ritrovati. Sì, puoi parlare tranquillamente. No, dopo il caffè io sai che ho questa ti rimane cosa, quella cosa. Ti rimane quella cosa, le corde vocali che zuccherina. Oh. Dicevo, 099 47 16 555 per le telefonate in diretta. Il servigio che rendiamo, tu l'hai già detto, dobbiamo parlare pure di... Dobbiamo parlare anche di lei, ci tocca parlare anche di lei, che è... Ma se quella inviata è per le esterne, che sta a fare qua? Allora, è per le esterne, ma certe volte anche per le interne, perché è che è una pomata, va bene, è come la pomata, una crema curativa, come la pomata. Va bene. Monica Caradonna, brava, Monica Caradonna, brava, grandissima, brava. Monica, che insomma adesso andremo ad inquadrare, che è qui proprio allo... Eccola. Sportello. Allo sportello dell'ufficio reclami. Ciao Monica. Ciao, ciao ragazzi, Monica. Buonasera, buon lavoro. Buonasera a tutti. Allora ti insegno un po' la televisione. Siccome la gente pensa che tu sia in un altro posto del mondo, non ti girare alla tua destra. No. Come a sputtanare subito che noi siamo qui. Mi fa finta che noi siamo da un'altra parte. Parla, ti prego. Lì, parla lì in camera, noi non ci conosciamo. Giorni e giorni di prove. Per sapere qual è la camera. Eccoci, buonasera. Buonasera a tutti i nostri telespettatori. Grazie a Mauro e Fabiano. Allora, Monica, noi possiamo subito lanciare, ogni tanto facciamo una scivolata nella serietà, perché noi i servizi sono veri e tenteremo veramente di, insomma, di avvicinare perlomeno alle loro responsabilità quelli che possono risolverli. Sì. Monica, noi inauguriamo in questo momento anche la nostra pagina Facebook, oltre l'indirizzo di posta elettronica e oltre i numeri, i recapiti telefonici per le segnalazioni, per le dirette, abbiamo da lanciare un po' di cose. Inauguriamo la pagina? Sì, da questo momento è attiva la nostra pagina Facebook, dovete cercare nella stringa di ricerca Ufficio Reclami Studio 100, cliccate mi piace e da quel momento diventerete nostri follower e potete interagire con noi attraverso la pagina Facebook anche durante la nostra diretta. Allora, a proposito... Sai che brava Monica? Sì, no, vabbè, io non prendevo un centesimo. Non ne ha idea. No, peraltro non prenderà un centesimo. Non ne ha idea, è impagabile. È impagabile. È impagabile, è impagabile. Allora, altre cose ve le diremo naturalmente, perché l'ufficio apre oggi ma chiude per le ferie estive. Chiuderà a maggio se non ci chiudono prima. Chiudere. Allora, delle cose importanti, se volete anche, abbiamo una possibilità, perché umanamente di più, durante la diretta del lunedì pomeriggio, perché noi saremo settimanalmente qui, anche se l'ufficio è aperto anche durante la settimana, per le vostre segnalazioni. Dalle 15.30 alle 18.15. Non si sa mai, a esaurimento scorte. Allora, dicevamo, pronto soccorso è un altro servizio di questa trasmissione, ufficio reclami. C'è la possibilità di telefonare qui in diretta e se facciamo in tempo, e comunque faremo in modo di farlo, se non ci telefonate dal Gargano, eppure potremmo tentare, noi vi mandiamo immediatamente una troupe e cerchiamo di affrontare subito il problema. Quindi se volete al nostro 099 47 16 555 anche per un pronto soccorso, così come... Voi stessi potete essere inviati, perché quella donnina lì mica ce la fa a fare i servizi. No, i servizi a casa li fa, sì, come? Ma spero almeno che li fa. Però, no, dicevo, per dire, se non ce la fate solo, qualche segnalazione, fatecela voi, fate voi gli inviati, sì, con il vostro iPhone. Rubrica che abbiamo intitolato proprio inviato da te, per cui voi, come si usa fare adesso con grande facilità, adesso tutti vanno in giro con gli smartphone, telefonini di ultima generazione, quindi potete riprendere un'ingiustizia, riprendere un'ingiustizia, farci una segnalazione e quindi noi saremo qui in studio immediatamente a mandare in onda la vostra segnalazione. Guarda il vostro qua. Servizio direttamente girato ed inviatoci. Guarda qua, non si parla di altro. Eh sì, perché non possiamo certo perdere tempo, qua dobbiamo cominciare. Non si parla di altro, adesso parliamo di Taranto, della città dei due mari. Insomma, a Taranto questa pista ciclabile è diventata praticamente, ha fatto di questa città una città monotematica, sì, come se i problemi non ce ne fossero altri. Assolutamente, noi siamo partiti con la trasmissione immediatamente, come se fosse una cosa naturale, normale, fisiologica, hanno cominciato a piovere da noi decine di segnalazioni su questo problema della pista ciclabile. Ieri c'è stata una pagina intera sulla Gazzetta del Mezzogiorno, come potremmo non parlare? Dire Gazzetta del Mezzogiorno a Taranto, allora io non sono emozionato perché a cura della nostra crema esterna, come uso esterno, sì, Monica Caradonna per uso esterno, abbiamo il primo servizio di ufficio reclami. Questo ci emoziona la e non potevamo non cominciare da questo. Vediamolo, con chi ne parliamo poi in studio? Avremo un interlocutore, ne parliamo con un una persona, contraltare, ce l'hai? Pare che ci sia qualcuno. Adesso un assessore, vedremo, che ti sei trovato? Vedremo chi arriverà qui all'ufficio reclami per parlarci di questa cosa, come contraltare rispetto a quello che sentiremo in questo servizio, in questa intervista.
pista, quindi mandiamo subito, è inviato da noi questo, sì, il primo servizio proprio sulla pista ciclabile. Voglio capire, voglio capire. Ragazzi, che fatica, non sono più abituata ad andare in bicicletta. Taranto è al 43° posto su 50 tra le città che hanno la peggior condizione di mobilità sostenibile. Qui ci troviamo all'interno del cantiere nel quale sarà realizzata la prossima pista ciclabile. Un investimento di quasi 800.000 euro. C'è la vecchia pista ciclabile che ormai è lo scempio, è all'abbandono. Fatto passare il signore, perché qui ci sono ancora i lavori dal 7 luglio, sono partiti, è partito il cantiere e ancora non mettono a posto la strada. Dal comune, non dall'azienda che per legge, io sto parlando di legge, per legge l'agronomo deve essere esterno a colui diciamo, che appartiene all'azienda che effettua i lavori. Invece in questo caso l'agronomo che ha effettuato i lavori è all'interno dell'azienda che poi li ha tagliati. Quindi in sostanza è il controllato, no, che fa il controllore. Come no? Mi smentisce? Allora, è così. Lo dico. No, mi sta smentendo, è così. Per essere stato presente qui, noi siamo stati presenti in diversi lavori con il nostro agronomo e con l'agronomo. Allora, guarda, io onestamente io faccio parte della direzione operativa. Ecco, allora, non c'è nessun agronomo del comune che ha fatto, le posso garantire perché io ieri sono andata a parlare, non c'è nessun agronomo del comune che nella pianta che organica ha fatto, del comune praticamente non c'è un avevano no, fatto. Ecco. Non c'è. E allora, quindi il consulente esterno che fa parte della stessa azienda. Stiamo parlando di cose diverse. No, le garantisco che è così. Noi vogliamo capire, vogliamo far chiarezza. Qual è il problema qui? Voi state chiedendo al comune trasparenza sull'attività degli agronomi. Esatto, noi stiamo chiedendo trasparenza intanto se è stato rispettato il regolamento comunale sul verde pubblico all'articolo 11, l'abbattimento degli alberi pubblici e privati deve essere limitato a casi strettamente necessari per cause di ordine fitologico e al fine di scongiurare pericoli per la pubblica incolumità. Allora noi ci chiediamo se è stato fatto tutto nella trasparenza. Noi in fondo chiediamo semplicemente questo: ma questi alberi erano veramente malati? Perché sono stati abbattuti? Sono stati abbattuti perché malati, perché pericolosi per la pubblica incolumità, oppure semplicemente perché deve essere fatta questa benedetta pista ciclabile lunga forse 200 metri che inizia da Viale Magna Grecia e finisce a Via Veneto? Assessore, dai primi di luglio che qui in Viale Magna Grecia non si può più parcheggiare, ma si metta un po' nei panni dei poveri abitanti di questa zona della nostra città. Dove vai, belletta in bicicletta? Non aver fretta, resta un poco sul mio cuore. Lascia la bici, dammi i tuoi baci, è tanto bello far l'amore.
Come? Tu alle 7 sei andato in giro? No. No. Svolgi questa professione per passione? No, no, perfetto, no. Allora non è assessore. Non faccio assessore, noi ci crediamo, te conosci, riconosci questo signore in quanto assessore? In mezzo alla strada, sì, sta in mezzo alla strada. Assessore, la posso invitare io domani mattina alle 6, così andiamo, andiamo sui cantieri e vediamo un attimo. Tenga il telefono acceso, la chiamo io. Allora, ho dei dubbi, ho dei dubbi. No, lei tenga acceso, ovviamente se non sente la mia telefonata alle 11 e un quarto esca. Allora, è importante però, noi ci teniamo che lei legga e sottoscriva il regolamento dell'ufficio reclami prima di accomodarsi da Mauro. Allora, io sottoscritto mi impegno a partecipare alla trasmissione ufficio reclami dicendo la verità, tutta la verità, nient'altro che la verità. Mi impegno ad accettare l'eventuale contraddittorio senza esclusione di colpi, ma sempre mantenendo il dialogo civile e moderato nel pieno rispetto dei telespettatori e dei loro principi morali. Mi impegno infine, per quel che mi sarà possibile, a risolvere il problema prospettatomi o ad impegnarmi a farlo entro il più breve tempo possibile. Perfetto. Nel caso in cui invece sia io il richiedente, mi impegno ad attendere pazientemente i tempi necessari perché ciò avvenga. Va bene, va bene. Lei sottoscrive quindi questo regolamento? Posso? Come no? Non ci sono problemi. Firmarlo. È sicuro, ecco, di sottoscrivere? Non è che dopo averlo letto ci vuole No, guardi, non ci sono problemi. Già, questa è già una grande cosa perché oggi non è una cosa di tutti. Allora abbiamo firmato il regolamento, prego si accomodi dal mio collega Mauro Pulpito, così insomma cominciamo questa intervista. Perfetto. Prego. Venga assessore, venga, lei è il primo firmatario del nostro regolamento, si accomodi, sì. Come sta? Benissimo. Abbiamo finito di darci del lei, possiamo cominciare? Possiamo darci del tuo, allora, Lucio, la situazione è... Sì. Insomma, so che tu hai portato del materiale anche molto interessante riguardo a questa vicenda. Si parlava di agronomo, sì, di agronomo. Intanto vogliamo rispondere a Rosella subito. Hai il telefono in acceso, sei tu? No, non sono io. No, è spento. Va bene, non fa niente. Va bene. Tra l'altro stanno arrivando molte telefonate e ci sta molto bene. Attenzione a non innescare con i cellulari. Allora, Lucio, le prime risposte al servizio che tu hai seguito con grande attenzione. Sì, sì, ma insomma il tragitto non era lunghissimo. Allora, io ti posso dire che gli atti sono lì al comune, quindi chiunque può accedere agli atti del comune in maniera molto, ma molto trasparente. Okay. Anzi, la cosa che mi fa male è il fatto che a Taranto, non dico tutta la maggior parte dei tarantini perché sarei falso, quindi ho sottoscritto anche questa cosa qui, ma le cose belle diventano negative. Aspetta, Lucio, però, io ho già visto questo materiale, sì. E so che nella testa, come devo dire, avete in mente una cosa bella. Qualcuno però ha, come Ciccio Veneri, che è un consigliere indipendente che sentiremo telefonicamente, ha presentato una interrogazione al comune perché ha qualche perplessità anche riguardo il verde pubblico, riguardo il ritmo dei lavori. Ci sono problemi. Cominciamo dall'estetica? Vogliamo cominciamo dalle cose brutte. Cominciamo dalle cose brutte. Cominciamo dal fatto dei marciapiedi che stanno al centro di Viale Magna Grecia. Di Viale Magna Grecia. Questi sono i marciapiedi che chiaramente la gente cade quando questo attraversa. Questo è lo stato attuale, diciamo, quello prima dell'inizio dei lavori. Prima dell'inizio dei lavori. Posso girare, dici? Come no, ci sono tante altre foto che molta gente ha sollecitato questa problematica e quindi chiaramente noi, pur per iniziare i lavori, siamo partiti proprio dalla parte tra Viale Ionio a Via Veneto. Vabbè, su questo però non ci sono dubbi, cioè credo che nessuno abbia dei dubbi sul fatto che i marciapiedi dovessero essere allora, messi poi, a posto. Poi dobbiamo passare alla... Allora, questa è un'amministrazione molto attenta all'ambiente, perché dagli attuali 182 alberi, arriviamo a 215 alberi, più i 56 ficus che verranno presi e spiantati e ripiantati in altre sedi. Questo altre quando non c'è sedi, Fabiano, perché poi c'è un ficus. In altre sedi. Tenete presente che quegli alberi, indipendentemente dalla pista ciclabile, dovevano essere tolti. Perché? Vi spiego subito, perché basta vedere le immagini, le foto che vi ho portato, perché le radici si gonfiano, sono radici molto lunghe, sono radici di diametro molto grosso e quindi chiaramente devono essere tolti. Anche perché, tengano presente che in via Liguria c'è... tra poco avremo lo stesso problema, perché in via Liguria sono stati piantati i ficus in maniera errata e quindi chiaramente dobbiamo per forza di cose intervenire anche in via Liguria, perché altrimenti tra
un anno i marciapiedi saranno nelle stesse condizioni di Viale Magna Grecia. Noi adesso io sto un po' rallentando nel, non nel contraddirti, ma insomma nel sottolineare alcune osservazioni dei cittadini, perché fra un po', credo al rientro dalla prima fascia pubblicitaria, sì, sì, sentiremo Ciccio Venere, così capiamo anche l'altra parte e perché se ne sono costituite due in questa cosa che a sentire te dovrebbe avere solo un interesse. Sì. Io no? Volevo completare, certo, per il fatto dei, perché poi facciamo vedere. Volevo completare per il fatto degli alberi che sono stati eliminati, sì, non diciamo abbattuti perché è una parola brutta, eliminati. Però qualche, perché chiaramente, ma qualche ecologista si è agitato. No, ma spiegaci, spiegaci. E infatti c'è una relazione da parte di agronomi, sì, in pratica, che hanno ritenuto opportuno eliminare quegli alberi perché affetti da fitopatia. Quindi è una malattia che in pratica è un fungo che cresce all'interno dell'albero e quindi fa morire lo stesso. In e quindi bisogna e tenga presente un'altra, sì, cosa, voglio aggiungere. Mi stai dando del tu, che ti è successo? Allora, cosa? Hai detto tenga presente. Tieni presente. Ecco, bravo. Allora, tieni presente che l'altro giorno a Paolo VI è caduto un albero. La gente immediatamente ci ha chiamato e ha detto: scusate, ma l'albero è caduto là un altro poco. E allora, così in Viale Magna Grecia. In Viale Magna Grecia ci sono degli alberi pericolosi. Alberi pericolosi che devono essere eliminati.